già cantato qua una volta, ero anche un po' nervosa, direi. Però è stata un'emozione enorme, gigante, davvero, davvero un sogno. Io ho vissuto in 4 paesi, sono nata a Brasilia, a Roma, in Italia, Parigi, in Francia e adesso qua a Bucarest, in Romania. Per me era un sogno provare a me stessa che posso vivere ovunque e essere felice in qualsiasi posto nel mondo. Bucarest è una città piena di sorprese, c'è un'attività culturale immensa. Io mi sono trovata bene con i romeni perché sono persone piene di risorse. Qua ho imparato anche a sfruttare anche altre qualità mie. La mia prima lingua sarebbe il portoghese, perché a casa da sempre, anche se papà è romano, italiano, si parla sempre il portoghese. Io sono arrivata nel 2020, giugno 2020, durante il Covid. In quel periodo vivevo a Roma e poi, insomma, ovviamente come qualsiasi artista in quell'epoca, con la pandemia ci siamo ritrovati che, insomma, le attività si sono fermate, insomma. E all'epoca mia madre viveva qua a Bucarest, mia madre è brasiliana, lavorava all'ambasciata. Prima non conoscevo niente della Romania, non sapevo proprio cosa aspettarmi. Non sapevo se fermarmi, se sarebbe stata una cosa di 2 mesi, insomma, però il discorso è che ho trovato qua dei musicisti in tipo 2-3 settimane e subito mi sono inserita poi nell'ambiente musicale. Da sempre, da quando ero proprio bambina, cantavo musiche brasiliane, musiche italiane. Quell'epoca, con 14 anni, la professoressa a Parigi diceva: guarda, c'hai una voce bella, particolare, però per il canto lirico forse è un po' presto. Quindi, niente, mi ha detto facciamo qualche lezione e niente. Poi avevo un professore di matematica che, quando ci ha chiesto poi all'ultimo anno, ma cosa volete fare poi? No, di studi, io tutti, medicina, economia, io ho detto, io voglio la musica. Si è messa a ridere di fronte a tutti e niente. E poi alla fine diciamo che è andata bene poi. Stavano cercando dei cantanti per fare il festival di opera. Servivano le voci più grave. Io infatti sono mezzo soprano e ho fatto l'audizione e anche se ero abbastanza giovane, loro hanno detto guarda, ti prendiamo, quindi quello infatti è stato il primo lavoro.